piccolo angolo dedicato all'attore Giuliano Gemma, recentemente scomparso. Sono qui con Alberto Bruno, che ha allestito questo stand ricco di manifesti cinematografiche e locandine. Gli chiediamo il perché di questa mostra qui nella parte del riciclo e del baratto. Signor Bruno, come nasce questa sua passione e perché ha raccolto tanto materiale? Io passione lo sono. Avevo sei anni e c'eravo già in tensione che mi faceva troppo di disegno del cinema, come era che pitturato, come che camminava il macchinario della macchina, le pellicole. Era una cosa come dire, che bellissima. A tutt'oggi sono arrivato, ho sempre l'idea, un piacere di lavorare su questo settore. E come mai ha dedicato a Giuliano Gemma questa parte? Ogni anno che veniamo qua facciamo sempre un evento di ricordo degli attori che sono cose deceduti, e facciamo tutti gli attori per dire Mariangela Chemelato, Carnevale, Giuliano Gem, il regista di Zani, Carlo di Zani, perché erano attori che hanno portato molte cose, applausi del cinema, e siamo venuti ogni anno che fanno fare questo evento. E se c'è un cittadino italiano che vorrebbe informarsi sulla sua attività, lei ha un sito internet? Sì, sì. Ho sito, Giulio. Un
dove uno può rivolgersi. Ci abbiamo il grande archivio, no, no, con questa mostra che facciamo, ci abbiamo un grande archivio, 800 film a pizze degli anni 40, ci abbiamo 5.000 documentari, 5.000 di presentazioni antiche sugli attori più famosi, Soldi, Marcello Mastroianni. Quindi lei ha tutto un patrimonio da tutelare. Però io abbiamo macchine cinema a carboni, come si usavano una volta, negative e positive, che macchine che portabili, ci abbiamo tutto, schermi, ci abbiamo tutto. Che vorrei che molto qualcuno che, come devo dire, che aiutasse, perché sul museo del cinema, per far vedere i giorni di oggi come era il cinema. E domandiamo sempre, dove hai visto che Totò? No, l'abbiamo visto in televisione, ma vorrei anche, ci abbiamo circa 20 film di Totò, tutto l'archivio di Totò, proprio antico. Vorrei impiantare che i giovani di capire del cinema come era fatto su grande schermo. Purtroppo le sale l'hanno ucciso il cinema. Io vorrei che piantare questa cosa di musei, di far vedere che specialmente ai giovani di combattere il turismo, di far vedere tutte queste chicche. Film storici. Film storiche. Ringraziamo il signor Bruno Alberto, ecco il bigliettino da visita che ci ha dato, e qui potete prendere i recapiti, potete contattarlo o potete andarlo a trovare direttamente nel suo studio di Napoli. Grazie signor Bruno Alberto, grazie, e buon proseguimento. Grazie.